crederà di noi. Me lo immagino di certo, questa sera tu non sei ritornata per dormire dentro casa tua. Già mi sembra di sentire la dura voce sua. Dire che io e te siamo andati per le piazze vuote per ridere di noi, e poi dentro la fontana con i piedi nudi a parlare di argomenti grandi, piccoli e di te. Che parliamo poi di quell'uomo che ha voluto raccontarci i fatti suoi. Poi nella notte si è risolto via così rapido che io non so se era fantasia. Credo che tuo padre non ci capirà, lui che recita ogni giorno la sua unica realtà. Giudicando col suo metro, lui ti dirà che la gente che è per bene queste cose non le fa.